dei programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Lo Stadio Olimpico è parte integrante della gloriosa storia dell'antica capitale dell'impero e ospita la Roma dal 1953. La storia recente ci dice che non stanno attraversando un buon periodo di forma. Nessuna vittoria nelle ultime tre partite. Questo periodo sembra girare tutto storto, Fabio. Le prestazioni sono poco brillanti, c'è un appannamento fisico evidente e anche qualche malumore di troppo tra i tifosi. Non possono essere contenti di quanto sta succedendo, ma non devono cercare scuse. Da un periodo del genere si può uscire solo lavorando tanto in allenamento e affrontando le partite con le motivazioni giuste. Partita già in corso di svolgimento. Pedro. Pastore. Passaggio sulla destra. Scatta verso il pallone. Il portiere si oppone. Ha messo alla prova il portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Pastore, la gioca corta. Attenzione! Tiro di Pellegrini. Beh, non è stato un gran tiro, da lì poteva fare decisamente meglio. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Mette il turbo. Prova sbocchio al tiro. Si è liberato bene. Peccato per la conclusione non molto precisa. Pedro raccoglie un passaggio dalle retrovie. Palla intercettata. Punteggio ancora inchiodato sullo 0-0. Pedro, arriva Pastore. La Roma si trova in una situazione delicata. Il tecnico è sotto accusa a causa di alcune scelte discutibili. Sembra però avere ancora la fiducia della società. Le critiche fanno parte di questo mondo. Gli allenatori, tutti gli allenatori ci sono abituati. In questo caso, devo dire la verità, Fabio, mi trovano anche d'accordo perché il modo in cui ha messo in campo la squadra non mi ha assolutamente convinto. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cercano un'azione veloce, la gioca sulla destra. Pedro vuole il lancio filtrante, cerca lo spunto, ci prova e c'è il gol. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. Spinazzola con questa rete ha aperto il conto dei gol per questa stagione. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Hanno esaltato i loro tifosi segnando il primo gol. Ora dovranno proteggere o incrementare addirittura il vantaggio. Pedro riceve in posizione interessante. Cerca il passaggio profondo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa.
fuori. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. E l'arbitro facendo che il fallo è avvenuto fuori area, solo punizione. E da lì potrebbe anche trovare la porta. Questa è una buona opportunità per il pareggio. Vediamo se sceglierà una conclusione di potenza o di precisione. Riceve il passaggio. Non può sbagliare. Ecco il tiro! E il pallone in rete! E raggiungono il pareggio. Si ricomincia da capo. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo. Magnifico! Si ricomincia da una situazione di parità. Incredibile! Il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Pedro. Ottima iniziativa, ma si è scontrato con i difensori. Decide di cambiare fascia. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. La Roma al calcio di punizione. Bel pallone. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. C'è il cross. E il portiere la fa sua. C'è la palla lunga in avanti. Bella azione sulla corsia di sinistra. Se ne va. La gioca in aria. La difesa riesce ad allontanare. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un peccato. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. Spero che il secondo tempo sia bello come il primo. Calcio spumeggiante, calcio champagne e azione e ripetizione su entrambi i fronti. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. Prime fasi della ripresa già in corso. C'è l'opportunità per il contropiede. Occhio alla conclusione e c'è il gol dello Spartak Mosca. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Il movimento è stato perfetto, si è fatto trovare pronto e ha segnato. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. C'è il cross. Buona scelta di tempo dell'estremo difensore. Pallone lungo in verticale. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Prosegue nella sua corsa. Ecco il traversone. E trova bene il compagno. Si coordina per il tiro. E il portiere è riuscito a salvare. Probabilmente aveva mirato all'angolino, ma non è riuscito a metterla lì. È libero di creare pericolo.
prova ad andare via con eleganza. Palla in mezzo, Pedro, occasione, può tentare, bella parata, fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lanciato sulla corsia di sinistra, continua ad avanzare verso l'area, cross verso il centro dell'area, spazza via senza fronzoli e si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Mkhitaryan avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Prova l'incursione in avanti. C'è letteralmente una pioggia di cross in area, Luca. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti. Scodella in avanti. Juan Jesus allarga il gioco a destra. Ottima discesa sulla destra. Ottimo dribbling. Si riprenderà con una rimessa laterale. La Roma decide per un'altra sostituzione. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Ottimo scambio. Prova il cross. Proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Infatti. Juan Jesus. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Pellegrini alza la palla in profondità verso un compagno. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. L'orologio segna gli ultimi 10 minuti. E passa! Ottimo intervento! Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Pastore. Sulla destra. Lungo passaggio in avanti. Opta per il lancio lungo. Prova la giocata nello spazio. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Pallone alto nello spazio. Difesa molto distratta in questa occasione, non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Pedro raccoglie un passaggio dalle retrovie. Cross di Pedro,
Poteva essere un gran pallone, peccato, questione di centimetri. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Scodella in avanti. Bel gesto tecnico. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Finisce così, non c'è più tempo. Una grande reazione da parte della squadra, non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. Che rimonta, Luca, cosa ne pensi? Sono queste, Fabio, le vittorie che danno più fiducia. Quando si pensa di essere in difficoltà, di non riuscire a rimontare una partita, e invece poi alla fine ce la fai. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. Sono io che ringrazio te, Fabio. Benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Che cornice di pubblico splendida. È certamente un... Müller! Bella parata! Diega la gioia del gol, che parata! Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Cerca spazio. Controlla la palla e ci prova. Un gol capolavoro. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Ha portato la palla fino a dentro l'area di rigore. È stato bravissimo a mantenere la freddezza fino all'ultimo e poi è andato a colpo sicuro. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Tolisso. Gnabry riesce ad intercettare. Sané. Müller. Sané non ha trovato il tempo giusto per il suggerimento. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ecco Lewandowski. Müller. Da lì può segnare.
Sané. Sané è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ecco Lewandowski. Lewandowski ci conclude. È un grande riflesso qui. Sembra sia calcio d'angolo, infatti è così. Tenta la conclusione. Scodella in avanti. Tentativo di allungare il gioco. Riceve il passaggio. Gnabry oggi sta trovando pochi spazi. La marcatura asfissiante su questo giocatore sta funzionando, anche se c'è inevitabilmente il rischio di lasciare scoperti altri spazi che i suoi compagni possono sfruttare. Tolisso riconquista la palla. Cercano l'azione veloce. Lewandowski. È un'occasione. Il portiere non c'è nulla. Che parata! Certo, non un intervento di Rubin. Direi che il portiere è stato impeccabile. È difficile fare meglio di così. L'azione era partita bene. Non sono riusciti ad arrivare in area, però. Sané, che ha segnato il gol del vantaggio nel primo tempo della scorsa partita. Goretzka. La partita si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale. Già il punteggio e quindi più 1-0. Altra chance. Gol, non sbaglia. Il pareggio era nell'aria. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Si ricomincia da una situazione di parità. Nessuna delle due formazioni ha nulla da invidiare all'altra, Fabio. E a tu per tu con l'estremo difensore. Qui cercherà il tiro. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Gnabry. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Gnabry. Davis. Ecco Sané, se ne va. Tolisso prova a prolungare, prova la verticalizzazione. Lewandowski con il fallo. Continua ad andare, palla al piede. Prova la conclusione. Fuori! Non di molto, non di molto. Questa è anche l'ultima azione del primo tempo. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio.
c'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa, un incontro interessante, dagli sviluppi tutti da seguire. E comincia la seconda parte di gara. Gnabry. Tolisso. Lewandowski. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Tolisso. Grande intuizione la sua. Lewandowski. Perde l'attimo per calciare e l'azione sfuma. C'è la palla lunga in avanti. Prova Müller. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Müller. Ecco Sané. E passa. Müller vince il duello. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. La mette al centro. Müller. Lewandowski. Il portiere si oppone. Salva la sua porta. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Tiene palla in attesa dello spazio giusto. Prova il filtrante. Ecco, Neuer dice di no. Si esprime in un buon intervento. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Tenta di allontanare il pallone. Müller. Ecco Lewandowski. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Si libera la grande. Goretzka. Müller. Altra occasione. Palla filtrante per Lewandowski. La toglie dalla porta. Che classe. Ottimo salvataggio. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Opportunità di ripartire. Passaggio sulla destra. Gnabry se ne va. Palla verso il centro dell'area. Pericolo. C'è l'opportunità per il contropiede. Si spinge in avanti. Vediamo cosa inventa. Può andare. Chance per tirare. Si era creato una buona occasione col dribbling, però non l'ha concretizzata. Bello scatto in avanti, ma gli è mancata la lucidità al momento della conclusione. Bello intervento del portiere. Una scivolata abbastanza dura. Cavani. Pallone lungo in verticale. Qui può partire il contropiede. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Provano a partire in velocità. Vede la porta. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Sané riceve in posizione interessante. Ecco Lewandowski.
Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Lungo passaggio in avanti. Il fischio finale è vicino. Questa potrebbe essere l'ultima occasione. Ci prova. Un gol pazzesco! Pazzesco! Un vero gioiello! Difficile fare meglio! Ha letto benissimo la situazione, depositato il pallone in rete. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Sono in vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. Tolisso. La squadra meno quotata sta per aggiudicarsi una grande vittoria. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Una grande battaglia, molti gol, un margine minimo ma decisivo. Un finale in cui è successo di tutto e sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare la vittoria. Hanno dato fondo a tutto quello che gli era rimasto nelle gambe. A volte, quando talento e qualità non bastano, si fa risultato con grinta e caparbietà. Oggi è stato così. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Ibrahimovic! Questa volta saltati dal palo e non trova la porta davvero per pochi centimetri. Aveva fatto tutto molto bene, tiro compreso, è stato davvero sfortunato a prendere il palo. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Sulla fascia, è libero. Pallone verso il palo più lontano. Lungo passaggio in avanti. Ibrahimovic scatta verso il pallone. Rebic raccoglie un passaggio dalle retrovie. Un intervento impeccabile. Traversone verso il centro. C'è la palla lunga in avanti.
Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Ottima pressione la sua, palla recuperata. La loro manovra offensiva punta tutto sui cross in area. È una strategia efficace, ma credo dovrebbero variare un po' il loro gioco. Può essere una soluzione per i minuti finali, quando cerchi il gol disperatamente, ma non può impostare tutta la partita su un'unica soluzione. Anche perché le fasce laterali si possono sfruttare in molti modi, per puntare gli avversari, per creare spazio al centro per gli inserimenti. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Ottengono una rimessa laterale. Si riparte con un fallo laterale. Milano si trova in una situazione delicata. Il tecnico è sotto accusa a causa di alcune scelte discutibili. Sembra però avere ancora la fiducia della società. Le critiche fanno parte di questo mondo. Gli allenatori, tutti gli allenatori ci sono abituati. In questo caso, devo dire la verità, Fabio, mi trovano anche d'accordo, perché il modo in cui ha messo in campo la squadra non mi ha assolutamente convinto. Libera tempestivamente. Rebic dimostra di saper fare anche il difensore. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Ecco il tiro! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Si libera alla grande. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Che sì, che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Andare in rete, attenzione al tiro. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Ti manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano, e come? Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Interessante azione sulla fascia destra. Che sì, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Decide di allargare il gioco. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Scatta verso il pallone. È libero di creare pericolo. La gioca in aria. Incornata! Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Cerca lo spunto.
messa in gioco dunque. Decide di sfruttare la fascia. Ha spazio sulla fascia. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. E iniziano i secondi 45 minuti. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate, ma nel secondo tempo comincerà ad affiorare la stanchezza e la situazione potrebbe cambiare. Bella, cerca il tiro! Allontana il pericolo. Palla riconquistata immediatamente. Alza la palla in profondità verso un compagno. Ecco un'occasione di contropiede. Se ne va. Conti. Qui può partire il contropiede. Rebic. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Traversone in arrivo. Tocca con la testa. Colpo di testa che si perde sul fondo. Prova l'incursione in avanti. L'appoggio sulla fascia. 0-0, speriamo che questa partita si sblocchi presto per il bene dello spettacolo e anche nostro. Prova a giocarla in profondità. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Siamo ancora in attesa del primo gol, per il momento 0-0. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Si avvicina il giocatore che è già ammonito ed eccolo qua, secondo cartellino giallo, espulsione. Si è preso davvero un rischio enorme e ora ne paga le conseguenze. Evidentemente non trova giusto il cartellino, ma dovrà controllare la sua reazione e misurare anche le parole. In questi casi è facile lasciarsi trasportare. Milano dovrà affrontare il resto della partita in 10. Krunic. Rebic cerca spazio per l'affondo. Prova a prolungare in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Decide di sfruttare la fascia. Palla di nuovo verso il centro. Da lì può segnare. Colpisce e trova il fondo della rete. È arrivata finalmente la giocata che spezza l'equilibrio. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Milano decide per un'altra sostituzione. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Segnare fuori casa per primi non è facile. I tifosi si aspettano di sicuro una reazione della loro squadra. Palla in out, ci sarà rimessa laterale.
solo gol a referto fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Pronto al tiro! Conclusione sul fondo. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Sembrano aver eretto un muro in difesa. È attento e allontana senza problemi. Può tentare la conclusione. Palla dentro, c'è gol! Non potevano trovare gol in un momento migliore. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Chieda riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro quanto uomo. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. 2-0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Va di testa! Krunic. Guarda la conclusione, tenta la conclusione. È un grande riflesso qui. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Sbroglia la situazione. Bonali. Cerca la profondità. Può cercare il taglio in mezzo. Cross in arrivo. Prova di testa. Che salvataggio da parte del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. C'è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico. Mostrano un buon controllo del gioco. Tentativo di allungare il gioco. Scatta verso il pallone. Sulla palla interrompe l'azione. C'è l'opportunità per il contropiede. Continua ad avanzare verso l'area. Si propone in prova il tiro. Eccola la rete. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. Si riparte dal 3-0. Alessio Romagnoli. Hernandez. Rebic. Hernandez. Bennacer. Conti. Non c'è più tempo, finisce qui. Gara veramente a senso unico, hanno letteralmente ridicolizzato la difesa avversaria. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Una delle caratteristiche di questa squadra è saper difendere bene e oggi l'ha dimostrato, ha costruito la vittoria proprio su